Do il buongiorno, benvenuto a Pietro Di Lorenzo di SOS Trader. Buongiorno Pietro, ben trovato. Che Ciao, ciao. eleganza, che eleganza. Grazie. Grazie, sono un po' in modalità Donald Trump oggi, mi sono messo un po' sperando. Non che... con la cravatta rossa, sì. Sì, però spero non che attirino le vendite i rossi sui portafogli, ma semplicemente un po' di scaramanzia e anche, insomma, manifesti il mio buon umore in virtù anche dei risultati sportivi di ieri. E infatti i mercati, c'è stata una giornata di ieri, ha visto un'ondata di euforia, ma non penso per il risultato del Napoli quanto per il mercato dei metalli industriali. Allora, anzitutto segnalo che oggi la Juve perde il 2,71%, giusto così per la cronaca. Tanto per No, infierire. scherzo. No, che succede sui mercati? Purtroppo queste mattinate sono un po' noiosette, nel senso che non si riesce a prendere una direzione definita e quindi c'è questa fase di traccheggio. Se guardi oggi il nostro indice ha fatto da 23.250 a 23.350 su e giù senza sostanzialmente fornire direzione. Quindi non c'è grandissimo da fare in questi casi se non provare a concentrarsi sulle storie specifiche che oggi secondo me sono sostanzialmente due. La faccenda di Telecom sembra che i toni si alzino e c'è un po' di volatilità e i numeri di generali che con la conference call che è finita proprio da poco perché stavo ascoltando, che in qualche modo mostrano un Leone Trieste in grande salute, considerando che adesso l'AD raccontava che sono a più 40 dalla presentazione del nuovo piano industriale contro un più 16 dell'indice europeo delle assicurazioni. Sì. Quindi pochi temi. Non c'è tantissimo da fare in queste mattinate, ma d'altra parte fa parte del gioco. Non tutte le giornate possono essere frizzanti, divertenti, e quindi per ora io, diciamo, sto facendo veramente il minimo indispensabile su Generali e Telecom. Sto facendo anche qualcosina su Eni, il titolo veramente oltremodo forte. Considera che se riesce a mostrare un grafico giornaliero Sì, è in una Pietro, ti situazione. posso interrompere un attimo perché prima di Certo. procedere con Eni, volevo vedere le vendite al dettaglio del Regno Unito, sono appena uscite, ci sono dei movimenti sulla sterlina, le guardiamo insieme e poi torniamo con i titoli. Vendite al dettaglio principali su base annuale 1,1% in calo, dato peggiore del previsto che era 1,4%, 1,2% è dato precedente, su base mensile 0,5%. Invece il dato previsto era 0,4%, che è uguale anche al dato precedente. Le vendite al dettaglio il mese di marzo su base annuale 1,1%, dato peggiore del previsto che era 2%, l'1,5% il dato precedente, ecco, su base mensile sempre in rosso perché meno 1,2% il dato attuale, meno 0,5% le attese, 0,8% il dato precedente. Andiamo a vedere insieme a te, Pietro, la sterlina, come si sta comportando. Sì, la guardavo contro euro, non mi sembra un movimento particolarmente, come dire, una reazione così vivace, sembra che, insomma, era nell'ordine delle cose questo risultato, quindi anche qui non è che si riesce a trovare un granché come operatività. E niente, adesso bisogna aspettare semplicemente che i future americani si scaldino e magari da lì, dall'America, può arrivare qualche idea di investimento, qualcosa che in qualche modo rompa una situazione, diciamo, che comunque dobbiamo fotografare, che è assolutamente positiva sul mercato italiano, anche se a prima vista, soprattutto un BTP su questi livelli, francamente mi fa un po' specie, nel senso che oggi abbiamo il BTP sostanzialmente il 2067 che è il Matusalem che sta proprio testando è in prossimità di 96 e viene da un movimento veramente importante. Considera che
inizio anno era 85, adesso su un 67 guadagnare 11 punti è qualcosa veramente di, come dire, di peculiare, soprattutto se consideri che ad oggi, dopo 45 giorni circa, l'Italia non ha un governo, quindi non è che dice ci siamo messi in una situazione comoda e di rilancio. Quindi il BTP continua a salire, francamente. Per come la vedo io in maniera piuttosto inspiegabile, lo spread col Bund tedesco ai minimi annuali, e sembra che siamo nel migliore dei mondi, ma sostanzialmente l'Italia non è ancora, o meglio, ha un governo ancora, c'è naturalmente quello gentilone perché non si può stare senza governo, ma comunque con dei poteri limitati, e nonostante si sia insediato il Parlamento da ormai quasi un mesetto, non abbiamo ancora un leader. Però il mercato sta ignorando questa condizione, continua ad andare su. L'impressione è che i 24.000 ormai sembra un livello raggiungibile, e poi la partita si fa là. Vediamo se effettivamente c'è la forza e la voglia di superare questa soglia decisiva. Secondo me, al primo colpo sarà difficile, siamo un po' tirati. Ma in ogni caso la cosa che bisogna registrare è che nel mese di aprile siamo con un rialzo superiore al 6% e ci sono dei titoli che stanno facendo veramente bene, quindi in questa situazione secondo me il modo migliore per affrontare i mercati è non ragionare troppo sui motivi per i quali sale, ma seguire l'andamento del trend e stare lì ancorati per evitare di fare delle previsioni troppo mirabolanti che poi magari se sono sbagliate ci portano dei danni importanti. Quindi qui secondo me l'azione migliore da fare è seguire il trend, non farsi troppe domande sulla robustezza del movimento. D'altra parte, se ci pensi un po' a quello che è successo in America negli ultimi anni, se tu immaginavi e sommavi la somma delle parti, probabilmente dopo 4-5 anni facevi fatica a comprare il mercato americano, che in realtà sale da 9 anni. E quindi questo per spiegare che tante volte è più opportuno fare dei ragionamenti basici piuttosto che dei ragionamenti troppo evoluti e essere troppo anticipatori sul mercato. Quindi io molto banalmente, se continuo a salire, preferisco rimanere ancorato al movimento piuttosto che stare lì a scervellarmi per capire come mai il BTP sta a 96. Ho capito. Allora, Pietro, prima di proseguire da partire da Eni, ti leggo un po' di messaggi. C'è Enzo che dice che è simpatico di Lorenzo, mi auguro di vederlo un po' meno contento lunedì mattina. Vabbè, dai, si scherzi, in giornate così bisogna anche diciamo prendersi in giro. Però chiedeva un'analisi sul FIBA anche il nostro amico Enzo. Sì, il FIB, come detto, è forte, sta registrando questo movimento impulsivo che sostanzialmente è partito dalla seduta del 5 aprile, quando se uno banalmente tira due linee, uno dal massimo annuale del 23 gennaio, uno dal minimo post-elettorale, scoprirà facilmente che l'indice era all'interno di una compressione della volatilità ben definita, questo triangolo simmetrico. Quando il prezzo, come spesso succede, rompe questa fase di consolidamento, di compressione della volatilità, e lo fa in maniera diciamo abbastanza violenta, e tipicamente quindi con quel gap lasciato aperto il 5 aprile, da lì si è rotto l'equilibrio. L'equilibrio per ora è ancora diciamo nella condizione di privilegiare le forze acquirenti, e quindi, come dicevo, fin quando c'è questa spinta io sarei abbastanza ottimista. Detto ciò, mi aspetto invece, quando se arriviamo a 24.000, da lì mi aspetto che la resistenza faccia il suo lavoro, quindi tipicamente si opporrà alla salita dei prezzi, almeno al primo tentativo, e quindi alle 24.000 probabilmente potrebbe essere un'area dove ritengo opportuno alleggerire parte delle posizioni long aperte a inizio mese. Quindi questa è l'idea, un'idea di fondo rialzista nel breve, ma 24.000 prenderei in area 24.000, 23.8, 24 prenderei parte dei profitti sulle posizioni aperte a inizio mese. Ok, allora un altro telespettatore ci chiede che quali titoli compreresti oggi. Volevi parlare di Eni a questo proposito?
Sì, in realtà Eni piuttosto che comprarlo lo venderei, ma lo venderei non tanto per questioni di carattere fondamentale, ma perché è in una condizione grafica del tutto peculiare. Se guardi a partire dai minimi toccati il 26 marzo a 14,02 euro circa, i prezzi stanno disegnando stamane il 14° minimo crescente consecutivo. Che cosa vuol dire? Che il minimo della giornata di oggi è sempre stato più alto del minimo della giornata precedente e questa ricorrenza ormai è in piedi dal 26 marzo. Quindi un trend così inclinato positivamente è sostanzialmente impossibile che duri per un tempo illimitato. E quindi probabilmente i prezzi adesso sono sui massimi, in prossimità dei massimi annuali toccati proprio il 3 gennaio in area 15,92 e adesso siamo a 15,88. Mi giocherei uno short intorno a questi livelli sul test del massimo annuale perché ritengo che il movimento in essere è troppo ripido, cioè la trend line che guida il movimento è oltremodo ripida e quindi insostenibile nel tempo. Quindi mi aspetto una piccola correzione e questo tutto sommato mi sembra un punto di ingresso interessante, nel senso che il rischio che si corre entrando su questo livello ritengo sia piuttosto contenuto a fronte di un rendimento atteso certamente molto superiore rispetto al rischio. Quindi è un'operazione contro trend che non fa molto parte diciamo, del mio setup non è molto nelle mie corde perché preferisco più il trend following, però in ogni caso situazioni così estreme possono essere ottimizzate con degli ingressi, come detto, interessanti in termini di rischio e rendimento. Quindi ci sta per me l'ingresso adesso, short, e purché diciamo, si abbia il rigore di fissare uno stop loss un po' sopra i 16 euro. Che potrebbe essere un livello tondo anche qui interessante diciamo, per chi desidera vendere. Quindi certe volte bisogna anche contestualizzare il proprio modus operandi rispetto alle opportunità. Da un backtest che ho fatto su Eni, Sì. mai è capitato un movimento così peculiare, ovvero 14 minimi giornalieri crescenti consecutivi. E quindi mi aspetto che questo strappo così importante venga almeno in parte riassorbito, non una correzione che riporti il titolo a 15 euro, ma secondo me una trentina di tick da questi livelli, una trentina di punti li può tranquillamente correggere. Va bene, ci chiedono se è il caso di entrare long su OVS considerando la forte discesa di oggi del titolo e con quale stop loss, ci chiede Sì, Marco. OVS fa meno 17 in questo momento, lo sto seguendo, onestamente non è il mio modo di operare, non mi piace entrare dopo queste mazzate micidiali, preferisco accorciare il time frame, quindi consiglio al nostro amico di magari accorciare leggermente il time frame e cercare un punto d'ingresso su un time frame un po' più stretto. Che però in qualche modo fotografi una inversione della dinamica ribassista, nel senso che non mi piace entrare quando tutti vendono, ma vorrei vedere un minimo barlume diciamo, di reazione degli acquirenti. Quindi aspetterei un attimo che questa fase così violenta e impulsiva, ricordo che l'apertura è stata molto alta, 4,70, adesso siamo a 4,1480, quindi non c'è stata l'apertura in gap che ha spiazzato, ma c'è stato proprio il primo minuto di negoziazione drammatico e quindi piuttosto che lasciarmi ingolosire da prezzi così all'apparenza sconto, aspetterei un attimo un consolidamento e al primo segnale di forza probabilmente ci si può lanciare, ma per il momento adesso il titolo sta di nuovo testando i minimi, siamo proprio pochi tick dai minimi, lascerei perdere. So che a tutti noi prudono le mani quando vediamo situazioni così estreme, ma a certe volte bisogna avere la freddezza di aspettare quantomeno una prima reazione per entrare long. D'accordo, ok, io te ne leggo un altro di messaggio, ci chiedono su Moncler dove può arrivare. Bella domanda. Questa è un'altra situazione veramente importante. Il titolo fa massimi su massimi incurante di ogni eccesso.
È il classico titolo che tutti noi vorremmo avere in portafoglio, perché ogni ritracciamento è un'occasione buona per comprare. Detto ciò, io su questi livelli non ho assolutamente il coraggio di comprarlo. Proprio stamane ha battuto il nuovo massimo assoluto a 35,76 euro, e quindi è oltremodo tirata. Non mi sembra in termini di stock selection. È un titolo che mi piace, ma come detto bisogna conciliare sia una capacità di individuare il titolo in grado di fare bene, ma anche il momento più opportuno per comprarlo. Quindi Moncler mi piace, ma non adesso. Attenderei un pullback auspicabilmente in area 33. Se il prezzo torna a 33 potrebbe essere un buon livello di ingresso, perché così, con prezzi così tirati, con tutti gli indicatori di breve di prezzo comprato, non me la sento, quindi aspetto lo storno e 33 il mio livello di ingresso. Va bene, stanno arrivando un po' di messaggi ancora su Eni, scusami, sia su Eni sia su OVS, te lo leggo, OVS 410 supporto se può di Lorenzo darmi livelli di prezzo anche per Eni perché sei rimasto sul vago, scrivono. No, in realtà il livello di prezzo proprio annunciato che lo short è proprio, lo farei serenamente proprio su questo livello qua, 15,89, mi espongo serenamente, lo venderei proprio adesso a 15,88,4, 15,89 è uguale, e con uno stop loss a 16 euro, secondo me è un trade naturalmente con una logica di breve. E sostanzialmente che cosa faccio? Mi gioco 11 punti di stop loss massimo, ovvero circa poco più dello 0,60 per cento, ma il rendimento atteso secondo me è ben più lontano, lo immagino almeno 3 volte superiore, e quindi potremmo mettere un take profit a circa 30 tick, a 30 punti di distanza. Quindi il take potrebbe essere 15,89 sell, stop loss 16, e invece take profit intorno a 15,60, 15,55 magari. E così, se ci pensi, se implementi all'infinito operazioni con rischio rendimento 1,3, puoi permetterti anche il rischio, perché se hai questa banale strategia in cui rischi 1 e un take profit a 3, puoi, diciamo, essere comodo anche sulla profittabilità, che può essere tranquillamente inferiore al 40%. Quindi è un trade, come detto, in controtendenza. Per chi ha diciamo, il coraggio di farlo, è oggettivamente interessante in termini di rischio e rendimento. Ok, allora prima di procedere leggo il dato macro che è uscito in questo momento, l'asta dei bonus spagnoli con scadenza a 5 anni, dato attuale a 0,194%, il dato precedente era 0,29%, ecco, questo era l'asta dei bonus spagnoli con scadenza a 5 anni. Pietro, continuerei con un altro messaggio. Ci chiedono una strategia giornaliera sul DAX, se ce l'hai. Sì, come detto, una strategia giornaliera sul DAX è piuttosto faticosa da immaginare in questo momento in cui c'è una compressione della volatilità. Io tipicamente amo entrare nelle fasi dinamiche di mercato, anche qui perché c'è l'opportunità di individuare un future che fa tanta strada in poco tempo. Naturalmente l'abilità del trader qual è? Che se sei nella direzione giusta devi proseguire e allungare il profitto, viceversa, se come del tutto possibile sei esattamente nella situazione diciamo opposta, quindi i prezzi vanno nella direzione non auspicata, chiuderti rapidamente. Per fare questo tipo di operatività però c'è bisogno di entrare in una modalità di mercato piuttosto volatile. Adesso se guardi il DAX intraday, anche qui è abbastanza scoraggiante, 12.570 per ora è un supporto che regge, quindi se proprio uno se la volesse giocare perché gli prudono le mani, si potrebbe fare un tentativo di ingresso su questo supporto, magari su una falsa rottura
il DAX ci ha spesso abituato a fare, quindi un falso breakout ribassista, magari se riassorbe, potrebbe essere quello un livello di ingresso interessante. Quindi se proprio ti prudono le mani, la falsa rottura dei 15 di area 5.070 potrebbe essere, diciamo, una vaga idea di ingresso. Detto ciò, con l'indice che si comporta così blandamente, che fa questi movimenti così poco, diciamo, interessanti, francamente aspetterei un attimo che si accenda il mercato prima di entrare in posizione, anche perché, come sai, il DAX anche monetariamente non perdona, nel senso che, essendo il tick monetariamente abbastanza impegnativo, c'è il rischio che in pochi minuti ti trovi con 700-800 euro di perdita, che è una situazione che solo i professionisti sanno gestire, perché tipicamente chi non è molto avvezzo a fare questo tipo di mercato può andare subito in panico e quindi, diciamo, va affrontato con un certo rispetto, oppure naturalmente si può fare il mini DAX, che è sicuramente meno impegnativo monetariamente e probabilmente, diciamo, anche più facilmente gestibile. Ok, va bene, grazie Pietro per questa analisi. Ma sei così elegante perché devi andare da qualche parte, sei in partenza? No, adesso sono proprio in partenza per Roma. lo vedi, ci ho preso allora. Sì, ci hai preso. Sarà una 2 giorni interessante per chi è a Roma, ma anche per chi può fare un salto da noi. Sostanzialmente, due appuntamenti. Oggi pomeriggio alle 16:30 ho avuto il piacere e l'onore di essere invitato dall'Università della Sapienza, in particolare da un'associazione di alunni che in qualche modo volevano che io mostrassi che cosa vuol dire fare il trader professionista. Uno dei problemi dell'università, secondo me, è questo, che io, e lo dico in prima persona, io mi sono laureato in economia senza mai aver visto un mercato frullare. Avevo anche una specializzazione sui mercati finanziari, ma io non ho mai visto, cioè all'università non ho mai visto un mercato, non ho mai visto un book, non ho mai visto niente del genere. Cioè, in realtà l'ho visto, ma non perché me l'hanno insegnato all'università. Quindi la prima cosa che farò è mostrare il mercato reale agli studenti, che spesso vivono un po' in un mondo, diciamo, in una campana di vetro. Il secondo aspetto è mostrare che questo mestiere, che all'apparenza sembra il mestiere più figo del mondo, dove tu puoi fare tanti soldi senza fare fatica, e sembra tutto straordinariamente facile, tanto tutto sommato che ci vuole, compra a un prezzo basso e vendi alto, in realtà è un mestiere molto più complesso di quello che sembri, e quindi cercherò di dare la mia esperienza ventennale ai ragazzi. Questo oggi. Domani invece, dalle 9:30 in poi, presso l'hotel Royal Santina in via Marsala, proprio di fronte alla stazione Termini, ci sarà una bella giornata di formazione. Tutto il giorno saremo insieme, anche questa gratuita. Prima tappa dell'Investing Tour, mostreremo quelle che sono le strategie più opportune per il 2018, analizzeremo i temi e i titoli più interessanti, e sarà una giornata che condurrò insieme a Pierpaolo Scandurra, che è un professionista veramente in gamba, e quindi sarà anche qui una buona, credo, opportunità sia per conoscersi, ma anche per soprattutto fare una bella giornata di trading insieme. Come sai, io sono anche un amante come dire, degli incontri fisici, e quindi Certo. il nostro obiettivo è almeno una volta al mese andare in giro per l'Italia con il nostro Investing in Tour e incontrare anche gli appassionati e gli amici che magari ci seguono anche attraverso il vostro canale, e potrebbe essere anche un buon modo per conoscerci de visu. Bello, bello anche questa cosa con gli studenti. Come hai detto tu, continua la formazione anche per quanto riguarda l'Investing Academy, giusto, giusto Pietro? Sì, l'Academy invece è un progetto che va di parallelamente, nel senso che molti mi dicono: guarda Pietro, io ho un lavoro che mi impegna, io verrei ma non posso, piuttosto che ho tanti impegni, per coloro i quali fisicamente non possono spostarsi, che peraltro è del tutto comprensibile. Abbiamo questo percorso online, che è l'Investing Academy. Chi vuole incrementare la propria cultura finanziaria lo può fare attraverso la modalità e-learning, e quindi quella è un'altra cosa che ci sta molto a cuore, cioè provare anche a lavorare in remoto, e questo, diciamo, è come dire, l'ideale sarebbe una tantum vedersi e conoscersi di viso e fare una formazione fisica, e poi proseguirla giorno dopo giorno attraverso il PC di casa, che è sicuramente più comodo.
Certo, e tra l'altro insomma ti vedo impegnato su tanti fronti e so anche, ti faccio i complimenti per il tuo libro che sta andando tanto veramente bene, Sì, grazie, grazie mille. Sono contento. Il libro Il tempo è denaro, se sai come investirlo, edito da Oepli. Oggi compio proprio un mese, è uscito esattamente da un mese. è vero, E ricordo. sì, io ho dei feedback positivi. Adesso non so se per cortesia mi arrivano positivi oppure perché diversamente. Io ci ho messo tutto me stesso lì dentro. Ci sono 20 anni di trading condensati. E posso assicurare a chi lo leggerà che sicuramente leggerà delle cose che non ha mai letto in vita propria, perché sono tutte delle strategie estremamente originali e operative. Poi potrà piacere o meno, dipenderà naturalmente dai gusti, però la cosa che posso garantire è che leggerà delle strategie che non erano mai state divulgate, e già ti assicuro che, che i libri, diciamo, nel nostro ambiente più o meno, diciamo la verità, sono più o meno ricalcano sempre dei concetti un po' triti e ritriti, e qui invece c'è due elementi, originalità e operatività. Tutti i capitoli si concludono con un paragrafo in cui mostro esattamente quello che ho fatto io, cioè le strategie che ho mostrato le ho messe in pratica, e quindi potrebbe essere una lettura, spero e auspico, utile. Guardando i risultati di vendita del primo mese, sembra che sia stata apprezzata, ma naturalmente questo è un fatto più che riguarda il mio ego che altro, perché come sai i libri, diciamo, si scrivono più per Va il piacere di farlo che per altro. bene Pietro, grazie, dobbiamo chiudere. Grazie per essere Grazie stato con noi, alla prossima. a te. Grazie. Grazie a te. Ciao.